Ciao a tutti, io sono Yojimbo e vi do il benvenuto nel canale Yokappa Show. Anche questa settimana torniamo nella nostra consueta rubrica dei vari easter eggs sparsi e nascosti negli episodi di Luva Boss. Oggi, miei piccoli Indiana Jones, ci tufferemo alla scoperta di tutti i riferimenti pop, ma anche di veri e propri errori logici e grafici in Cherub, la quarta puntata della prima stagione di Luva Boss. Ma prima di iniziare, come sempre, se è la prima volta che capitate in un nostro video, vi chiediamo di iscrivervi al canale. Non solo per supportare il nostro progetto, ma anche perché insieme a voi stiamo raggiungendo il traguardo dei 10.000 iscritti. Se ci arriveremo, ci sarà per voi demonietti una bella sorpresa. La prima cosa che notiamo è che questo è il secondo episodio in cui Stolas non appare proprio. Inoltre è anche l'ultimo ad avere il titolo nella miniatura. Dando un veloce sguardo al paradiso, tema che potrebbe essere approfondito in un nostro futuro video, notiamo innanzitutto che Cherub Town, la città dove vivono i cherubini, rimane in un'area più esterna rispetto al cancello interno, che porta a quella specie di vera e propria metropoli futuristica chiusa dietro al cancello dorato. Qui notiamo infatti questi occhi sul cancello che pensiamo vogliono rappresentare l'occhio che tutto vede, ovvero l'onniscienza di Dio. Nel video BLM Luva Charity Stream, pubblicato sul canale YouTube di Ashley Nichols, collaboratrice di Vizipop e autrice di Farfetched, attualmente in sviluppo, ci viene rivelato che Cherub doveva essere il terzo episodio della prima stagione. Infatti The Harvest Moon Festival doveva essere il quinto e Spring Broken presumibilmente il quarto. Secondo un altro addetto ai lavori, Andrew Statler, che si occupa degli effetti speciali, il motivo per cui durante lo spot dei Cherub il sangue delle vittime viene censurato ad inizio episodio è dovuto alle normative di YouTube sulla violenza. Secondo noi invece questa affermazione è illogica e vi spiego perché. Che senso ha censurare il sangue ad inizio episodio quando poi lo mostri nella scena in cui Lyle assiste alla crudeltà nella foresta e al massacro che avviene nel teatro dell'opera dove non vi è alcuna censura? È più probabile che il sangue fosse blurrato nella pubblicità degli angioletti solo per dare un'aria di buonismo allo spot stesso, essendo di fatto questi cherub così ligi alla bontà. Nella stessa sequenza musicale notiamo un po' di cose. Innanzitutto, uno degli umani viene investito da un treno che assomiglia palesemente al trenino Thomas. Qui notiamo un emoji di un cherubino che piange, la scritta Cherub è un marchio registrato. In questo giornale, se lo capovolgiamo, possiamo leggere l'articolo che recita: tra le altre notizie, un enorme idiota legge il giornale capovolto in un cartone animato. Gli esperti dicono triste da morire. Ma soprattutto notate l'assurda combinazione di animali terrestri e marini che attacca la ragazza, cioè un orso, un ratto, un puma e uno squalo. Il quartier generale dei cherubini è a forma di arpa. Quando Collins sta lavorando la montagna di scartoffie a cui è stato assegnato, possiamo vedere la bambola Nanalan dell'omonima serie TV canadese per bambini. Nel poster, il pupazzo di Gerbert, riferimento alla carriera da burattinaio del suo doppiatore Jaden. Nello stesso leggiamo: circondati di persone che ti sosterranno e abbandona i tuoi amici sfigati che non puoi usare. Firmato Dio. È palese che in quest'opera Vivienne stia dando una connotazione negativa del paradiso, opposta a quella biblica del cristianesimo, dipingendolo come un'azienda, cioè un sistema capitalistico un po' fantoziano, nel quale schiacciare chi è più debole di te per acquisire maggiore potere. Come accade appunto a Collins, lasciato a fare un mucchio di lavoro, poverino. Nella scena in cui il tizio ha avuto un incidente stradale, vediamo il cartellone con l'infermiera e il dottore già apparsi nel pilot. Citazione del meme della vita reale, injured, good, ovvero infortunato, bene. Sempre lì notiamo una bottiglia dal nome un po' blasfemo, The Holy Spirit, di un alcolico e un telefono al fianco dell'uomo in macchina. Probabilmente era ubriaco e guardava lo smartphone. E se vediamo il sito web che l'uomo stava guardando, si chiama Chirper, una parodia di Twitter. Non si sa come mai, ma uno dei canali del paradiso a quanto pare può essere visto sui televisori dell'inferno. Se osserviamo bene, notiamo che il televisore che viene distrutto inizialmente, sia quello che lo rimpiazza, funzionano senza avere alcun filo collegato. Quando Moxie accende il nuovo televisore, compare il notiziario 666 News, visto in Hazbin Hotel. Il canale seguente mostra una sorta di Betty Boop demoniaca. Nella scena subito dopo, Millie ha il doppio mento mentre guarda il programma sopracitato. Il nome della fabbrica Wally Wokeford ci viene presentato a schermo come un palese omaggio allo stile dei cartoni Looney Tunes della Warner Brothers. E questo è tutto, gente! Non so voi, ma il nome Wookie Wally mi ricorda un po' anche Willy Wonka, che sia un ulteriore riferimento?
Sulla lavagna della sala riunioni vediamo disegni, probabilmente fatti da Blitz, collegati ad episodi precedenti. Il primo è Robo Fizz, che viene divorato dal drago durante il finale di Lululand. Il secondo è Verosica, che guida la macchina, come reference del terzo episodio Spring Broken. Quando Lupti arriva, Blitz si chiede se stia avvenendo un Hell Shake o Inferno Moto, come potremmo chiamarlo in italiano. Tuttavia non è noto se si tratti di una cosa reale o meno. Anche perché pure Moxie è scettico su questo e un fenomeno simile non sembra esistere. Un altro paio di richiami al pilot che troviamo in queste scene sono Millie che dice al marito di non farsi prendere dal panico, sottolineando la sua tendenza ad avere attacchi di panico, e Luna che si riferisce a Moxie come sovrappeso, battuta ricorrente che ritroveremo poi anche nella seconda stagione. Poco dopo vediamo la lupa a quattro zampe pronta ad attaccare. Blitz annusa il sedere di Lupti e secondo l'animatore Kaden Westbrook, che aveva disegnato all'Imp un naso umano in questa sequenza, dice che Vizipop in persona gli chiese di ridurlo e renderlo meno evidente. Infatti è stranissimo vedere Blitz con delle narici. Grazie a questa gag scopriamo che i peccatori hanno un odore diverso dai demoni infernali, poiché Blitz è stato in grado di capire che Lupti era appena arrivato all'inferno semplicemente dal suo odore. L'inventore chiama Luna Furry e lei non sembra prenderla bene. La guida che fa fare i tour fuori dalla casa di Lyle Lipton sarà la stessa che apparirà nel secondo episodio Sing Stars della seconda stagione di Eluva Boss. Durante il racconto romanzato di Lupti vediamo su un palazzo l'esilarante cartello I have trillions, molto modesto. Una cosa strana che non sappiamo se sia un errore o cosa è che nella scena in cui è apparsa per la prima volta la macchina ringiovanente, quando i due inventori stanno per entrare nel loro dispositivo, l'interruttore pare essere prima nella posizione corretta, ma un secondo dopo la leva ha cambiato posto settata su Hold quando la si vede di nuovo. Non sappiamo quindi se si tratti di un errore di continuità o un vero e proprio sabotaggio fatto ai danni dei due miliardari. La citazione geniale è Free Stock Photos, che mema l'abitudine di diverse persone su internet di ostinarsi ad utilizzare foto portate da Watermark. Uno dei dipinti nella villa di Lyle ricorda The Persistence of Memory di Salvador Dalí, ma con il denaro al posto degli orologi. Altro elemento di continuità, la IMP ha viaggiato sulla Terra portandosi dietro alcuni cambi di costume. Questa è una diretta conseguenza dell'episodio precedente in cui Luna gli aveva rimproverati di non avere un travestimento magico come il suo da umana. Ma la battuta sta nel fatto che questi costumi sono composti da normali parrucche e vestiti e non da una magia che cambia loro forma. Al di là della gag, questo ci pone in dubbio se siano fisicamente capaci di farlo o semplicemente non ne siano preoccupati poi tanto. Tra questi cosplay notiamo quello di Blitz di quando il gruppo giunge alla villa. È vestito come Bla Bla The Clown del canale YouTube di Brandon Rogers, che ricordiamolo è il suo doppiatore. Il secondo costume che li vediamo indossare è quello da leone, che è lo stesso che Limp ha pubblicato sul suo Voxtagram non canonico durante uno dei suoi appuntamenti mensili con Stolas. La squadra di diavoletti si gode lo spettacolo mangiando popcorn mentre guardano il vecchio cercare di suicidarsi. Moxie, che incoraggia Lyle a morire dicendo Go Comic Die, è una citazione al popolare meme di Roblox. La katana che Limp consegna a Blitz ricorda l'Odachi di Leonardo, della serie d'animazione Il Destino delle Tartarughe Ninja. I travestimenti di Mox e Millie sono un probabile riferimento al musical di Broadway Cats e alla sua versione cinematografica del 2019. Notare l'epico e sarcastico Oh No di Blitzo. L'episodio ha senz'altro luogo a dicembre, ciò ci è confermato in primo luogo dalla presenza di Babbo Natale e in secondo dal volantino sul muro che annuncia lo sconto natalizio del 25%. Vicino ai regali possiamo notare il pupazzo di Bad Luck Jack di Zoofobia, altra opera che tra l'altro abbiamo recensito, accanto a Santa Claus. Ah, scusate, è Sant'U anziché Santa. Il ragazzo con gli occhiali seduto in grembo a Babbo Natale indossa una maglietta con sopra Pikachu dei Pokémon. Uno dei ragazzi al centro commerciale indossava una maglietta Craft Mine, ovvia parodia di Minecraft. Qui possiamo notare un altro bambino che cerca il tesoro dei pirati all'interno del suo naso per poi, mangiarselo. Se osserviamo bene i nostri imp possiamo vedere che Moxie non è molto contento di indossare il suo costume di Rudolph. Quando strappano i vestiti al Babbo Natale, il suono che fa è un riferimento al meme di internet You Have Been Gnomed. La maglietta che il Santa Claus perverso indossava con l'hashtag Cuties è un riferimento all'omonimo film live action di Netflix fortemente criticato per aver sessualizzato giovani ragazzine, nonché per incitare un certo comportamento che non posso dire su YouTube.
Accanto a lui troviamo il bambino nella stessa posa di Peter Griffin quando cade dalle scale. La bambina col fiocco rosa è la stessa che faceva parte della classe di Miss Mayberry del primo episodio. Quando tutti i marmocchi scappano, possiamo sentire uno di loro urlare «Santa is evil!», ovvero «Babbo Natale è cattivo!». Nel ritrovo per coppiette troviamo il cartello «Lovers Lockout, I guess». Piuttosto incerto questo cartello, che non sa neanche lui cosa sta comunicando. Quando Blitz spaventa gli adolescenti nelle loro macchine, tira fuori nuovamente il suo megafono a forma di clown. Possiamo notare anche che Limp spruzza del liquido nebulizzato a Moxie, e possiamo ben capire che tipo di liquido sia dalla sua etichetta. Nella platea del teatro dell'opera, prima che qualcuno lo dica, no, quella tra la folla non è la versione umana di Angel Dust, sfatiamo questo falso mito, ma la storyboard artist della crew di Asbinotella e dell'Uva, Raphael. Perché assomiglia al nostro ragnetto? Beh, dovete sapere che spesso si veste in cosplay di Angel Dust e, come possiamo notare, al collo ha un collarino di pelle nero che indossa quando si mette in costume, che, se vedete, è stato riportato anche nel cartone. La battaglia tra la IMP e Cherub è stata ispirata ed influenzata dai cortometraggi dei Looney Tunes What's Opera Doc e Rhapsody Rabbit. Il cavallo Mare Awana, che Blitz ha comprato con i soldi del cliente, ricorda un OC di My Little Pony con lo stesso nome. Ironia della sorte, questo pony è stato messo su una torta quando una donna di Milledgeville voleva una torta a Moana e il lavoratore l'ha fraintesa come Marijuana. Il papillon di Moxie e il reggiseno di Millie volano dopo che si sono baciati. Si spogliano letteralmente più veloce della luce questi. Quando i Cherub cercano di tornare in paradiso, vengono stoppati da un altro gruppo di angioletti. Quello che sembra il loro leader, ovvero Diri, la cerbiattina, è doppiata da Vizipop, come anche la stessa Kini. Quando Blitz mostra lo smartphone, notiamo che ha ben 536 messaggi non letti, probabilmente tutti di Stolas. I denti della forma demoniaca di Lyle Lipton assomigliano ai tasti di un pianoforte. Questo è dovuto ad una sorta di legge del contrappasso, infatti è una citazione esplicita alla sua morte avvenuta appunto per schiacciamento per suddetto strumento. Questo ci fa supporre che la forma demoniaca di un demone peccatore sia in parte ispirata a ciò che ha causato la sua morte. Inoltre il suo aspetto ricorda la stessa forma del corpo del personaggio Big Wild del film d'animazione Robots della Blue Sky. In generale sia Lupti sia Lyle hanno una certa somiglianza con Dottor Eggman, l'antagonista della serie di videogiochi Sonic. Anche perché entrambi sono inventori steampunk, malvagi, con grandi baffi, uniformi decorative e occhiali che nascondono i loro occhi, disumanizzandoli. In aggiunta a questo, gli arti meccanici estensibili di Lupti Gupti sono simili a quelli di Dottor Octopus della Marvel. Dovete sapere che nel finale previsto inizialmente tutti ridevano un po' a disagio della battuta di Wally, ma in fase di montaggio si accorsero che c'era un problema con la registrazione. Vivien quindi decise che sarebbe stato più divertente che Wackford ridesse in solitudine della sua stessa battuta. L'episodio è stato dedicato ad Adriana Margherita Rodriguez Hernandez, la madre di uno degli animatori che hanno lavorato a questo episodio, cioè Adolfo Rodriguez. Ma ora vediamo un po' di errori che secondo noi sono contenuti in questo episodio. La fascia verde che la guida sul braccio prima è nel suo destro, ma un attimo dopo è in quello sinistro. Quando i cherubini affrontano gli imp che hanno rovinato l'opera, a Millie mancano i guanti in un frame, mentre li recupera in quello successivo. La musica di combattimento suonata al pianoforte continua a suonare anche dopo che il pianista ha smesso di andare avanti, come mostrato durante la scena in cui Lyle dichiara di non voler più uccidersi. Inoltre, vediamo che il pianista non è animato durante l'intera scena. Quando Diri torna nel portale per il paradiso, l'aureola di Cletus è scomparsa, ma poi riappare nell'inquadratura successiva. Le corna di Blitz non si alienano con il resto della sua testa, come fa normalmente durante la scena in cui indossa il suo completo da drag queen. La collana di Kini perde il suo colore durante la scena in cui Millie gliela afferra. Nonostante le ali di Colin siano assenti durante la scena in cui dice a Lyle di smettere di guardare la violenza della natura, può ancora essere visto fluttuare a mezz'aria. Tra l'altro le sue ali scompaiono ancora una volta quando corregge Lyle dicendo che l'amore è il tesoro più grande di tutti. La bambola di Jack di Zoofobia, che viene vista alla destra di Babbo Natale al centro commerciale, scompare dopo che Blitz lo ha smascherato. La studentessa del primo episodio che appare tra la folla di bambini ha ferite che presumibilmente ricordano il suo essere stata lanciata attraverso il soffitto da Miss Mayberry, quando nello stesso episodio però non ha alcuna ferita dopo essere tornata in classe. Quando i cherubini vengono banditi dal paradiso, l'ordine da sinistra a destra è Colin, Cletus e Kini. Tuttavia, quando arriva Diri, Colin e Kini si scambiano di posto, ma poi tornano indietro dopo che gli è stato detto che non possono rientrare in paradiso.
Come sempre, ora tocca a voi, demonietti. Indicateci qui sotto tutte le cose che magari ci sono sfuggite e creiamo il nostro archivio di curiosità. Continuiamo a rendere insieme questi video i più completi che ci siano su YouTube. Rendiamo grazie come sempre a tutti gli eroi ed eroine che continuano a sostenere il nostro canale ogni mese e che ci permettono di portarvi sempre nuovi contenuti tutte le settimane. Grazie di cuore davvero. Noi vi invitiamo a iscrivervi al canale, che è cosa buona e giusta, e lasciare un mi piace se avete apprezzato questo video e a dare un'occhiata al nostro mare di contenuti o al successivo video easter egg che trovate sia alla fine di questo video ma anche in descrizione a tema Hasbin Hotel e dell'Uva Boss. E noi come sempre ci vediamo al prossimo video.